Stamattina siamo qui con Ciro Corona, siamo nel bene confiscato, purtroppo ancora sotto sequestro, intitolato Amato Lamberti. Siamo in località Chiaiano, questo è il Pescheto e questo è Ciro che sta chiacchierando con collaboratori e parte della cooperativa Resistenza, una cooperativa agricola che legalmente riconosciuta e autorizzata per i prossimi 2 anni, vedrà nella prossima stagione la raccolta delle pesche. C'è con noi anche Paola Cipolletta, che ovviamente essendo di qui vicino è presente sempre in tutto ciò che è impegno e legalità, ci farà anche lei compagnia in questa mattinata con Ciro. Ciro, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo fatto una bellissima spiegazione, io ci tenevo a dirti di fare un breve riepilogo di quello che è la storia di questo bene, per meglio chiarire a chi ci ascolterà. Io ho accennato un po' quello che è stato, però avrei veramente piacere che tu lo dicessi. Questo è un bene confiscato 13 anni fa al clan dei Simeoli, nonostante la confisca però i Simeoli continuano nella più totale miopia delle istituzioni a lavorarci qui sopra, tant'è che ci costruiscono un pozzo che scende a 200 metri sottoterra, quindi sale una macchina per trivellare, scendono i camion da qua sopra con tutti i residui, insomma, dei lavori, e nessuno vede nulla. Nel 2008 a meno di 1 chilometro in linea d'aria c'è la discarica qui, quindi il quartiere era militarizzato. Le guardie andavano a mangiare qui all'agriturismo di fronte e nonostante questo i Simeoli continuavano qui indisturbati a lavorare e a produrre. A gennaio dell'anno scorso arriva il sequestro del commissariato di polizia di Scampia e a giugno partono, insomma, tutte le pratiche per l'affidamento. A luglio entriamo con un affidamento temporaneo per salvare il raccolto che intanto la camorra aveva curato. Le raccogliamo, le trasformiamo insieme ai ragazzi in marmellate e succhi di frutta che inseriamo nell'iniziativa Facciamo un pacco alla camorra del 2012 e il resto delle pesche le regaliamo un po' alla cittadinanza, giusto per restituire i frutti di questa terra al quartiere, ma soprattutto li regaliamo ai ragazzi delle scuole durante l'inaugurazione dell'anno scolastico in presenza delle autorità. E oggi, dopo 2 anni, dopo un po' di casini politici, il Comune di Napoli, con una presa di posizione politica, ci affida questo bene confiscato per 2 anni ancora, nelle more di un regolamento che possa mettere finalmente questa terra a bando pubblico. Adesso tu ci porterai a fare un giro nella parte alta dove c'è il ciliegeto, dove purtroppo si è verificata una cosa, insomma, sicuramente non piacevole e sicuramente l'ennesimo atto di illegalità contro qualcosa che invece rappresenta la legalità e la lotta alla camorra. Sì, questo è un bene di 14 ettari di vigneto e pescheto, 6 ettari e mezzo di pescheto, il resto tra bosco, area incolta e vigneto. Nell'area, diciamo, incolta, dove dovrebbe sorgere il futuro ciliegeto, c'erano un centinaio di alberi di ciliegio da innestare e invece si è verificato questo furto tra il 15 e il 16 marzo, la notte, dove persone ignoti sono venuti qui con muniti di piccone e di pale, insomma, hanno scavato questi alberi e se li supportati, tant'è che c'è ancora un albero sradicato a metà perché non ce l'hanno fatto. 40 alberi si sono portati via, e più che un segnale della camorra, il segnale che l'abbiamo letto in questo modo, cioè voi fate le inaugurazioni, ci fate le cooperative, ci venite a lavorare, questa è terra nostra, noi ci veniamo sempre e comunque indisturbati a lavorare, anche perché si sono sentiti liberi di poterlo fare, venire qui di notte con un camion, le luci, significa veramente sentirsi a casa proprio e lavorare indisturbati. Perfetto. Allora ci porti a fare questa passeggiata? Grazie. Siamo nella parte alta dove c'è il vigneto e dove c'erano gli altri alberi di ciliegio che, ribadiamo, non erano alberi già pronti, dovevano essere innestati, quindi con la talea avrebbero poi prodotto frutti. Questo è uno dei pochi rimasti. Sì, in realtà questo è uno dei pochi rimasti che stavano portando via, per chissà per quale motivo hanno lasciato il lavoro a metà. Adesso li stiamo ricoprendo uno alla volta. Insomma, la nostra risposta immediata è stata quella, dopo il furto, di portare qui una scuola di Chiaiano e di cominciare a seminare laddove dove ignoti, balordi, avevano portato via gli alberi. Quindi è stata la risposta immediata. Ora ovviamente bisogna ricoprire tutte le buche e ripiantare gli alberi selvatici da innestare. Io ci tenevo a dire che Ciro qui, grazie ai ragazzi delle terre di Don Peppe Diana, ospita dei ragazzi che
stanno insomma in, al tribunale dei minori, insomma tutelati dal tribunale dei minori, perché stanno scontando delle piccole pene, insomma, diciamo, per dei reati. Non li abbiamo ripresi perché dobbiamo aspettare l'autorizzazione, però sono ragazzi che vengono qui e sono impegnati. Sì, sono una parte di loro sono ragazzi della comunità Don Peppetiana, sì, all'interno del Tribunale dei Minori di Napoli. Sì, ci sta questa convenzione, stiamo cercando di chiudere un vero e proprio protocollo con loro, in modo che ai ragazzi si possa insegnare il mestiere dell'agricoltore, del potatore, che oggi non esistono più potatori, quindi dare alternative lavorative concrete alla vita criminale. Ciro, questi ragazzi vengono qui, noi prima ci siamo presentati, sono veramente dei ragazzi piccoli con delle facce belle come tutti quelli dei nostri scugnizzi napoletani. Che tipo di risposta vedi che danno quando sono qui? Io penso che nulla si possa fare senza la loro, senza la volontà di chi viene qui sopra, quindi è ovvio che c'è da parte del responsabile delle comunità, c'è una volontà ben precisa di portarli qui, ma senza la loro collaborazione potrebbero venire qui semplicemente a prendere aria fresca. Invece loro stanno qui, stamattina stanno legando gli alberi del vigneto che insieme a noi hanno potato la settimana scorsa, quindi c'è da parte loro anche una voglia di riscatto, una voglia di imparare veramente. L'idea, detta proprio banalmente, è quella: ok, comunque devo stare qua 4 ore, almeno se una su 4 ore mi metto a lavorare posso imparare qualcosa per il futuro. Diciamo che lo scugnizzo oggi, rispetto allo scugnizzo del passato, ha capito che è cambiato il vento e che quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Questo è importante. Noi adesso scendiamo giù dove Carmine, che è parte attiva, è membro della cooperativa Resistenza, stava organizzando per fare irrigazione ai campi. Sì, i campi in questo periodo vanno irrigati, soprattutto vanno trattati con farmaci fitosanitari, quindi è arrivato il momento, insomma ne abbiamo fatto già 2, questo è il terzo, abbiamo comprato tutte le attrezzature, quindi adesso le stavamo un po' mettendo a posto. Quindi sì, si parte con, dobbiamo irrorare, irrigare il pescheto e dopo la settimana prossima si passa al vigneto. Come avevo detto prima, questo è l'ennesimo buco rimasto dove praticamente hanno sradicato questi alberi. Ciro non li ha fatti ancora chiudere proprio perché volevamo venirli a riprendere, e lungo tutta la linea, infatti dietro ne sono rimasti 2, il terzo era lì vicino al vigneto, tutti gli altri strappati, ce n'è qualcuno sparso, però hanno fatto praticamente una strage di piante che potevano comunque con l'innesto servire. Mezzo là sopra. Infatti qualcuno ce n'è ancora, forse troppa sterpaglia gli ha evitato di avvicinarsi, hanno preferito ripulire, cioè sradicare quelli più in libertà. La logica che dicevo prima, che loro si sono sentiti tranquilli di poter lavorare, addirittura un paio d'alberi qua se li sono potati, ci sono i resti da metti a terra, prima di portarseli via li hanno prima potati, poi li hanno sradicati e se li sono portati via, quindi perciò dico uno sfregio, perché certo, li hanno anche presi a macchia, non l'hanno preso tutti insieme, cioè arrivare lì giù per pigliarti un albero quando ce n'è altri qui, significa che hai tutta la possibilità e la tranquillità di farlo. Prima osservavamo una cosa meravigliosa, cioè da qui si vede tutta Napoli, se puoi inquadrare Paolo, ed è meraviglioso, e Ciro ha detto una cosa bellissima, dice guarda e mi incanto, e dobbiamo pensare che questo è di tutti, quindi tutti devono fare qualcosa per questo bene. Siamo a un quarto d'ora al centro storico di Napoli, qui un polmone verde all'interno della città, e questo è un bene confiscato, ma soprattutto è un bene comune, inteso proprio nella misura in cui chiunque può venire qui sopra a lavorarci. Su questa parte qui incolta noi lanceremo lunedì di Pasquetta, lanceremo l'avviso pubblico per gli orti sociali, quindi le cooperative, le associazioni che vogliono venire qui e lavorarsi un pezzetto di terra lo possono fare tranquillamente, e per noi è il modo concreto per cominciare a metterci la faccia nelle cose che facciamo, ma soprattutto cominciare a sporcarci le mani sui beni confiscati. Sporcarci le mani in maniera pulita. Assolutamente, nei beni confiscati, appunto. Infatti. Noi adesso scendiamo giù. Volevo soltanto ricordare che qui c'è tutta la parte del bosco, dove tu vorrai, hai un bel progetto, magari non lo diciamo, lasciamolo così senza che qualcuno magari lo copi. Da buon napoletano è meglio non dirlo, e magari appena ci saranno i presupposti perché questa cosa abbia il via, noi verremo qui con RotTV, con Paolo e con tutti quelli che vorranno essere vicini a Ciro, perché giustamente dobbiamo essere tutti compatti, perché solo così uniti si vince la camorra. Verremo qui e spiegheremo
qual bel progetto Ciro Corona ha in mente per questo bosco? Sì, in realtà sì, ovviamente la logica è sempre quella, metterlo a disposizione della collettività nella misura in cui, lo diciamo sempre, noi siamo più forti di loro, perché ne siamo molti di più, camminiamo alla luce del sole, non ci dobbiamo nascondere, non dobbiamo venire di notte come fanno loro, e camminiamo con la schiena dritta e con la testa alta. In tutte le cose che facciamo, lo ripeto, ci mettiamo la faccia e stiamo qui per chiunque voglia venire. Nell'andare via abbiamo notato quei pini marittimi molto belli che hanno il tronco rivestito d'edera e ci siamo soffermati. Tra l'altro hanno una doppia simbologia, quello che è la vita, quindi l'elevazione verso l'alto, no? Quello che vogliamo fare noi, quindi lasciare giù tutto quello che è il negativo, l'illegalità, l'edera che è vita eterna, ma soprattutto è il confine. Sì, infatti quegli alberi delimitano il nostro bene confiscato e fino tutto intorno, insomma, quindi tutto, per tutto il perimetro, fino a lì verranno gli orti sociali delle varie cooperative, delle varie scuole, delle varie associazioni, quindi anche un modo, insomma, per stare a contatto diretto con la natura, con la vita, con l'edera, con gli alberi, insomma, se qui fino a qualche anno fa a terra ci sono parecchi boss, ci venivano a caccia, quindi era un luogo di morte da tutti i punti di vista, oggi è un luogo di vita, da queste terre usciranno i prodotti che poi andranno sulle tavole di tutti i napoletani. Siamo con Carmine, che fa parte della cooperativa Resistenza, su quello che è l'utilizzo e i benefici di questa terra meravigliosa intitolata Amato Lamberti. Tra un poco spieghiamo che cosa andremo a fare, che io ti riprenderò. Quindi abbiamo assistito a una piccola riparazione, al riempimento, e vogliamo sapere che cosa si andrà a fare adesso al Pescheto. Allora, siamo di trattamenti fino alla raccolta per portare a buon fine il raccolto. Ora facciamo il trattamento per il tripide. Prima abbiamo fatto altri trattamenti per cocciniglia e altre malattie che vanno incontro, perché comunque nei dintorni ci sono altri vari pescheti e altri tipi di... potrebbero essere contaminate? Sì, 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 lo facciamo preventivamente onde evitare un mancato raccolto. Ma la mia, certo. E il raccolto più o meno è previsto per? Per la metà di agosto. Quindi saremo qua a assistere, magari a dare una mano. Esatto, esatto. Ben venga. Certo. Allora Carmine, noi adesso ti riprendiamo, ti lasciamo al tuo lavoro perché c'è un bel po' da sistemare, ok? Sì, 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 ok, grazie. Grazie a te. Dopo questa bellissima mattinata qui al presidio dedicato a Amato Lamberti, cooperativa Resistenza, ci ha raggiunto anche Bruno, Beppe Bruno, che collabora, insomma, da una mano per qualcosa che è il progetto immediato futuro degli orti. Vogliamo farlo dire magari proprio a lui, insomma, il tipo di collaborazione che ti dà, insomma. Sì, vabbè, noi come associazione, diciamo, abbiamo provato insieme a Resistenza a creare qualcosa per la parte incolta. Sappiamo che qui c'è, diciamo, una parte a frutteto, una parte a vigneto e poi c'è una parte incolta. Questa parte incolta, ovviamente, chi aveva prima questo, gestiva prima questo fondo, non la curava perché non ne aveva interessi. Noi stiamo provando a lanciare questa iniziativa dove ogni cittadino privato o gruppi informali, gruppi formali, con forma giuridica, associazioni, chi vuole, insomma, può richiedere un pezzetto di questa parte incolta, che noi a breve riusciremo a mettere, diciamo, a dare una prima sistemata, quindi togliere le erbacce, già qualcosa è stato fatto, poi mano a mano lo faremo su tutto, che comunque è una grossa area, ricordiamo intorno ai 4-5 ettari, giusto Cino? E quindi poi ognuno potrà avere delle piccole parti. Adesso noi pensavamo a un 20x20, tra poco abbiamo un incontro con chi già si è interessata alla cosa, perché pensavamo di fare un regolamento comunque partecipato, certo, che non è una cosa calata da noi, da me o dall'associazione o dalla cooperativa, ma una cosa dove chiunque vuole partecipare, diciamo, può mettere anche il suo in termini di idee, sì, di idee, di regolamento, di come strutturare proprio la cosa. Certo. Allora, con Beppe Bruno, che insomma ci mi hai presentato e ci ha esposto quello che è l'intenzione in questo bene, con Ciro Corona, e ci tengo a fare un saluto particolare a Daniele e a Monica, che a parte dell'ottimo caffè ci hanno deliziato con questo odore, che purtroppo non mangeremo i pasti e patate perché dobbiamo andare via, però ci siamo già organizzate per fare una giornata qui con voi, al di là di quelli che saranno i vari impegni, perché per noi saranno impegni seguirvi in tutte le iniziative, le giornate dedicate. Io vi ringrazio veramente tanto, ringrazio Ciro perché ci conoscevamo ma non bene, quindi entrambi abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, ed è stato bello trovare che tante cose ci accomunano.
Quindi io invito chi ci seguirà, soprattutto i giovani, perché noi siamo una web, a venire a contattare Ciro Corona, perché una mano qui serve la presenza, quindi che vengano tutti, insomma. Tra un po' magari ci verrà a trovare anche il sindaco, quindi vi aspettiamo in tanti e veramente io auguro un ottimo lavoro a questo ragazzo che sta facendo tantissimo. Grazie.